Un disastro senza precedenti è quello che ha colpito il Brasile nelle ultime tre settimane dopo che il 5 novembre scorso due dighe nei pressi di una miniera ferrosa a est del paese sono crollate. La collata di fango si sta riversando nel Rio Doce ed è già arrivata in mare. 9 morti, almeno 500 dispersi e 250.000 persone rimaste senza acqua. Molte famiglie sono state fatte evacuare subito dopo il crollo. Il volume dell'acqua attualmente presente dopo il disastro è di 60 milioni di metri cubi. Un vero e proprio disastro ambientale che porterà conseguenze gravissime all'ambiente circostante. La San Marco Mineração, una joint venture costituita da due giganti minerari, proprietaria della miniera, ha più volte dichiarato che il fango non è tossico, ma biologi e esperti ambientali non sono d'accordo. Gli scienziati, infatti, sostengono che i sedimenti contenenti sostanze chimiche utilizzate per ridurre le impurità del ferro estratto nella miniera potrebbero alterare il corso dei torrenti una volta induriti, ridurre i livelli di ossigeno nell'acqua e diminuire la fertilità di argini e terreni agricoli. Il fiume, intanto, è già diventato un immenso cimitero. È tristezza, è tristezza, è molta tristezza che nunca mai va a recuperare.